Bella faccia, questo pulsante può fare due cose: farci entrare in una mappa e bloccarci per sempre, o renderci ricchi. Che cosa facciamo? Vai! No, ma come? Rendersi ricchi. Ecco, bravo. E invece siamo all'interno della mappa, meraviglioso. Fantastico. Ok, allora, semplice, no? Dobbiamo solo uscire da qua, che ci vuole? Questo video è sponsorizzato da World of Warship, un videogioco gratuito dalla grafica impressionante. World of Warship vi permetterà di dar sfogo a tutta la vostra competitività contro tanti altri giocatori. Infatti servirà astuzia, tecnica e anche un pizzico di fortuna per vincere la battaglia navale. Questa è la mia nave, la St. Louis, e questo è un bel colpito e affondato! Iscrivendovi utilizzando il link qua sotto nella descrizione otterrete 200 dobloni iniziali, 2,5 milioni di crediti, la mia stessa nave, ovvero la St. Louis, e anche la Premium Ship Emden, oltre a 7 giorni di account premium. Ovviamente è possibile migliorare la propria nave e comprarne anche delle altre che hanno fatto parte della storia del mondo utilizzando i dobloni e i crediti che avete ricevuto iscrivendovi. Beh, che aspettate? Create la vostra divisione, invitate i vostri amici e giocate alla battaglia navale virtuale. Allora, noi siamo i maghi. Siamo i maghi per evadere dalle prigioni. Sì, in effetti hai ragione. Allora, questa qua può rompere la gravel. Vedi della gravel? Oh no, sono quelle mappe stupide. Ecco la gravel. Ecco la gravel, vedi? Facilissimo. Guarda sto pulsante strano. Schiaccialo, vedi se con il tuo peso riusciamo a schiacciarlo. Il mio peso? Vuoi dire che sono grasso? No. Vuoi dire che sono ingrassato? Sì, mai. No. C'è una leva. Che cosa ho fatto? Non mi vedi più bello come una volta? La leva ha fatto qualcosa, per forza. La leva non ha fatto nulla. Sei dell'acqua. Sento l'acqua, è vero. E tutti sanno che dove c'è acqua... Oh, guarda! Cade dal tetto. Forse dopo... Ma da dove? Ma che cavolo? Hai visto che si è trasformato il blocco? Ma infatti, che cavolo sta Era facendo? Un blocco di carbone. Ah, ho capito perché, guarda, ho premuto questo. Ah, ok. No, e scherzo. Quindi? Oh, come hai fatto? Hai visto? Come fai? Sono un mago. Sono un mago. Come si spinge? Ah, lo sul blocco, qua. Non ci credo. Dai, vabbè. Oh, dicelo. Sembriamo tipo dei cavernicoli che hanno scoperto qualcosa. No, aspetta. Rimettilo lì. Qua. Okay. Ma che bello! Ah, ce n'è un altro, guarda. Come lo fai? Così? Così, bravo. Guardando? Ecco, sì. Spingendo, magari. Così devi fare, guarda adesso. Yappataya. Yappataya, ok, bene. Yappataya devi dire, se no non... La porta è verde. Ho capito. Dobbiamo trasformare tutto in verde. Guarda, Kendall. Che c'è? Ah, ok. Sì, questi mi sa che ci servono perché ne ho già 4 adesso. Guarda, c'è il reset. Quindi così lo fai tornare. Giocare? Sì, devono diventare tutti quanti verdi. No, dobbiamo giocare a... Al cubo di Rubik. Com'è che si chiama quello con le X e con i cerchi? È vero, anche io. Hai capito, no? Sì, ho capito. 1, 2, 3 crocette? No. Cos'è 1, 2, 3 crocette? No, volevo dire 1, 2, 3 stella. Come si chiama? Crocetta. Non me lo ricordo. Battaglia navale. Allora, guarda, schiacciandoli dobbiamo trasformarli tutti in verde, sicuro. Aspetta. Oh! Modo. No, guarda. Guarda. Oh, sì. No. Aspetta. Così? Cioè, però quasi, eh. Bisogna trasformarli tutti in verde. Serve la combinazione giusta. Aspetta, fammi fare a me. Sai cosa serve? La casualità. Dici? No. Guarda che saranno un milione di tentativi, non possiamo farlo casualmente. Oh, porca miseria. Mi sa di sì, eh. Dai, ti prego. Questo? Cerchiamo di capire. Ecco! Cerchiamo di capire come funziona. Quindi qua ce ne sono tre rossi. Tre rossi. Se clicco questo diventano verdi. Perché? Quindi, perché? Aspetta. Quindi ora devo fare così. E quello diventa ok. Adesso, no. È qui da Kendall. Oh, porca miseria. Fermo, facciamo un reset. Stop, non toccare nulla. È semplice. Perché il rosso si trasforma... Ok. Ora, questo qua trasformerà 1, 2, 3. Guarda. Io ti guardo, eh. No, pensavo fosse il in quel modo. Segno in azione. Ok. Hai cliccato questo? Questo. Ok. No, ora diventano rossi. Questo? Però guarda, cavolo. Ne manca uno. Maledizione. Aspetta. Spremiti le meningi. No. Farlo ritornare come prima. Fermo. Secondo me questo. Vai. No. Aspetta. Però adesso gli angoli sono facili perché se clicco questo si trasforma tutto in verde. Sei pronto? Vai. Se ho capito bene dovrebbe essere così. Oh mio Dio, 12 ore dopo ce l'abbiamo fatta. E chi è stato il genio che ha mosso quello? Io, perché tu non pensavi che... Ecco. Vabbè, certo, sempre a litigare. Vieni, prossima mappa. Arrivo. È pesante che andare. Dai. Sto bambù che io lo sto prendendo, ma non so se serve a qualcosa. Oh no. Ok, mettilo là. Bravo. Che si è aperto? Di qua ho sentito... Ah... Si è aperto qua il...
Aspetta, ho capito. Aspetta, aspetta, lo posiziono di qua. Dobbiamo fare parkour. Vai. No, ma mi sa che di qua si può fare, no? No. Vai, pronto? Aspetta, no, quello serve, bella faccia. Perché se lo togli non fa fare il salto. Quindi è questo che dobbiamo spostare in qualche modo. No, no, non funziona, mi sa. Aspetta, aspetta, lo sposto. Aspetta, lo sto spostando. 3, 2, 1, vai. Ok, ha funzionato, vai. Scusa, ho spostato un po' troppo. Cos'hai fatto? Vai, bravo. Fantastico. Ok. Ok, adesso metti quello lì e questo lo mettiamo qua, così possiamo fare il parkour. Mamma mia, i lavori forzati oggi. Dai, fallo. Ecco. Grande. No. È rosso. Sai che cosa significa? Che bisogna farli tutti rossi. Sì. Ok, 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 ok. Si può fare. Che ci vuole, giusto? Proviamoci, dai. Basta fare a caso. Basta fare il contrario. 1, okay. 2, 3, 4, 5, 6. No. Wow, come prima, ecco, siamo tornati al punto allora, di partenza. Io ho capito come funziona, resettiamolo. Penso di sapere qual è l'ordine per farlo funzionare. Dai, vediamo. Allora, facendo gli angoli, si trasformano gli angoli in rosso. Gli angoli retti? Guarda, era non così. Non ci credo. No. Wow. Ehi, però ci sono andato vicino, reset. Forse è un'altra combinazione, così c'è qualcosa che sto sbagliando, però ci sono molto vicino. Beh, quello è palese, secondo me. Sì, genio. Intanto tu non ci sei mai andato così vicino, forse... No, vuoi vedere? Sì, così, così, così. È sempre questa cosa qua che sbaglio. Aspetta. Oh! Oh! Maledizione! No, reset. Uno solo. Lo vedi che avevo ragione? E ora così. Ma non ci credo. Lo vedi che avevo ragione. Ma che fortuna. È che dovevano fortuna. Essere tutti verdi di nuovo. Ma okay, dai, prendiamo che cosa c'è qua. Che cavolo ci dobbiamo fare con tutto questo ferro? Non l'ho capito. Ce ne ho 7. Kendall, c'è un problema. Che problema? Per tornare avanti bisogna rimetterlo verde. Vabbè, ma me lo ricordo a memoria, non ti preoccupare. Ah, guarda, sì, sì. È facilissimo. Guarda, una volta che capisci il meccanismo, guarda, è così. Bam. Non ci credo. È perché devi prima devi studiartelo un pochettino. Però quel che non capisco è che cosa ci faccio con tutto sto ferro. Ci dobbiamo craftare qualcosa, no? Cosa si crafta con 7 di ferro? 7 di ferro, una tramoggia, no? Dei gambali. Aspetta, aspetta. Mi ero dimenticato che c'ho la pala. Ecco. Allora, sì, che cavolo. Ok, questo non mi piace per niente. Ok, qua c'è scritto la lana bagnata non è buona. Ok, lana prendiamo il bambù. Non so che cosa possa servire il bambù. Allora, hai qualche idea? No. A dire la verità, no, non ho la più pallida. Vediamo, non fanno nulla. C'è dell'altra gravel? Altra gravel. Perché io posso rompere la gravel con la pala? Sto guardando, non mi sembra. Perché magari è quello. Ci vuole una combinazione. Qua che cosa c'è? Guarda le candele. Crafting table. È una crafting questa. Una crafting, non ci credo. Ok, cosa crafta con 7 di ferro? I pantaloni. Pantaloni. Oppure la, vabbè, la tramoggia, non abbiamo il legno. Però scusa, che razza di crafting è? Non è che non te li dà. Oh. Che? Che è successo? Il calderone. Il calderone può tenere l'acqua. L'acqua, l'acqua, l'acqua. L'acqua dov'era? Era qua l'acqua. Riapri la porta, come si apriva? Così. Ok, grande. L'acqua è qua. Che sgocciola, guarda. Non ci credo. Così si riempie. Eccolo. E la lana bagnata non è buona, quindi. Oh. Mi ha dato una stringa. Non ci credo. Ok, ok, ok. Utile per creare una canna da pesca, mi dice. I materiali? Come faccio a fare la canna? Infatti non abbiamo. Ci serve. Gli forse stichetti. Il bambù posso trasformarlo in stick? Non è vero, sì. No, non va. No, ok, perfetto. Ok, quindi deve essere qualcosa. Deve essere le leve. Le leve. Ho capito, siamo degli stupidi. Ma io non so che cosa c'è nell'inventario. Le candele, bella faccia. Guarda le candele, sono colorate. Ho visto. Ci abbiamo, in ordine, bianco. C'ho una rosa del Wither, tieni. Aspetta. Magari serve a qualcosa. Come? Dove l'hai trovata? Qua c'era il vaso. Ah, ok. Ci abbiamo candela bianca, candela blu. Qua sopra non viola, gialla e rossa. Quindi è bianco, blu, viola, giallo e rosso. No, al contrario, allora. Vai, proviamo contrario. Quindi è giallo. No, in che ordine? Giallo, viola, rosso. Te lo dico io, giallo, giallo, viola, rosso, blu qua blu fuori e bianco. Bianco. No, quindi giallo, giallo, rosso, rosso, giallo, rosso, viola, viola, blu, blu, bianco. Bianco. Non è andato. Allora è un altro ordine ancora. Aspetta, fammi qua pensare. È bianco, eh? Allora sarà rosso, Kendall, viola. Sono un genio. Perché? Guarda, le candele, questa ne ha una, ok? Il viola ne ha due. Guarda, il giallo ne ha tre. Ah, quindi è rosso perché uno, due, questo quindi rosso, viola,
Cioè, io pensavo fosse in ordine tipo di posto. No, aspetta, guarda, la bianca ne ha due. Ok. La blu ne ha tre e mi sa che non abbiamo capito un cavolo. Allora non c'entra nulla. Non c'entra nulla, però. Però questo non è blu, questo è celeste. Ecco cosa abbiamo sbagliato fino ad ora. Si è aperto qualcosa. Si è aperto qualcosa. Sono un genio. Sei veramente un genio. Oh, non l'avrei mai detto. Sei un genio. No littering. Ecco cosa serve la canna da pesca. Ecco cosa serve. Ecco, puoi farla adesso. Ok, allora vado a bagnare questa lana, così la crafto. Mi serve un altro bambù. Stick. È qua, guarda. No, no, stick, non bambù. Ma col bambù non fai lo stick? No. Come no, hai detto di sì prima. No, 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 ti ho detto no, non funziona. Mi servono altri due stick. Aspetta, altri due stick. Ho capito. Devi controllare. Cos'hai capito? Guarda, bisogna spostarlo perché guarda lì cosa c'è. Ah, è vero. Dici che si apre tipo un... Non va? Oh. Non va? È bloccato. Dio. Dici che si apre tipo un passaggio segreto? Fantastico, l'ho bloccato. Aspetta, stick. Dove potrebbero essere gli stick? C'è qualcosa che non stiamo vedendo? Intanto sposto sti cosi. Questa l'abbiamo già presa. Lì col calderone. Aspetta, se tiro il bambù? Ok, niente. Ci volevo provare, non si sa mai. Ma sei sicuro che non va col bambù? Eh sì che non va, guarda. Non va. Aspetta, okay. No, a meno che questa crafting funzioni solo per... Solo per il bambù? Oh mio Dio. È andato, non mi dire che è andato. È andato. Non ci posso... Aspetta, credere. Quindi ora... Forse questa crafting funziona solo per le cose speciali. Canna da pesca fatta. Non è una crafting normale. Lo so, ma che cavolo ne posso sapere? Allora, dobbiamo riuscire a prenderla adesso. Vediamo le tue doti da pescatore. Sanpei! Eccolo! Fantastico. E si può mettere... È molto pesante. Lì. Non me lo fa piazzare. Provo a metterlo. Ok, bene. Così a caso. Altre candele, maledizione. Candele. Però, guarda, tre accese e due spente. Dobbiamo accendere le candele. Ok, qui sei brava ad accendere le cose. Allora, ci abbiamo la gravel, fantastico. A volte ti può dare la flinta, a volte no. Ci abbiamo uno di ferro. E ci abbiamo il coso del miele. Che cosa ci facciamo con questo? Oh, candle. No, apri, oh, scemo. Cosa ci possiamo fare con questo qua? Con quello non ne ho la più pallida idea. Allora, non si possono piazzare da nessuna parte. Il calderone, vieni. Allora, sicuro, infatti, qua non c'è più niente. Qua non c'è più niente, sicuro qua. Oh, mi ha dato la cera. Perfetto. Che ci faccio con la cera? Un'impalcatura, mi sembra. No. Ma che cosa c'entra? Dobbiamo... la faccia è sconnesso oggi. Dobbiamo fare un accendino. Quindi... Ok, mi ha dato la flint. Ce l'hai per fare l'acciarino. Sì. Però la cera che serve? La cera... serve la per candela. Fare le candele! Le candele, l'ho detto io. Ok, le candele. Come facciamo a fare le candele? Premi? Ma sei scemo? Non l'ho fatto. No, guarda che era tornato. Meno male che c'ho di nuovo la candela pesca. La candela, Dammi qua. Allora... Volevo vedere se riparavo. Come si fanno le candele? Uno, candele due. Hai fatto? Sì, le ho accese, ma dobbiamo fare la candela. La candela? Ma ci sono tutte. Appunto, però, scusa, c'è scritto proprio fantastico per fare le candele. Oh, ma mi sa che dopo abbiamo finito, qua è l'ultima stanza. Può essere. Aspetta, candele. Pensa. Grazie per avermi chiuso dentro. Non ti preoccupare, resta lì, io sto pensando. Allora, chiaramente abbiamo sbagliato perché non è successo nulla, quindi reset. Vai, quindi? Le candele spente erano queste due. Sai che secondo me bisogna fare il contrario? Dobbiamo accendere le candele di là, però la bianca, la viola e la gialla. Vediamo. Se ho ragione. Allora, tanto bianca. Mi chiudi dentro a prescindere. Non lo faccio apposta. Bianca, viola, viola e gialla. È successo qualcosa? Oh mio Dio. No, non è successo niente. Che cosa? Si è aperta la porta, non ci posso credere, ragazzi. Cioè, io mi complico sempre la vita nelle cose. Che cosa c'è? Calma. Ok, questa dobbiamo andarla a bagnare, seguimi. Arrivo, la lana bagnata, come si diceva? Lana fortunata. Ok, ci dà la stringa, che ci faccio con la stringa? La candela! No. Adesso poi, sì, no. Canna da pesca. Sì, è così che si fa, fatta! Infatti la candela... Ok. E dove si mette quella? Devi cambiare il colore, mi dice. Devi renderla colorata. L'avevo trovato io, nera, la rosa del Wither. Ok. Mamma mia. Perché? Ma da quanto è qua la rosa del Wither è colorante? Ditemelo che sono un genio. Ok, ho la candela nera che va messa dove? Nella Grey Concrete, so dov'è, vieni, seguimi. Ditemelo che sono un genio. È questa qua, e ora la dobbiamo accendere. Ma io me la faccia? Sono così bravo. Siamo riusciti a scappare, non ci posso credere. Woo! Allora, è stata, penso, la mappa più difficile che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. C'ero io, per fortuna, quindi... Che, infatti, mi rallentavi. Sì. Ragazzi! Ma aspetta, cosa più importante. Ragazzi, se volete che Kendall cambi skin con questa, fatecelo sapere. No, ragazzi, lasciate un mi piace. Ciao! Ciao!